Valeria Golino, candidata come miglior attrice non protagonista per il film 5 è il numero perfetto di Igor. Allora, Valeria, Rita, il suo personaggio, è un po' la maestra che prende la pistola, diciamo la pupa del guappo, che poi scopre anche in questa storia tanti lati di se stessa che probabilmente non immaginava prima di ritrovare il personaggio di Tony Servillo. La domanda è questa: oltre alla Rita originale del film, fumetto, ha raccolto altre ispirazioni per costruire questo personaggio? Ma guarda, devo dire che mi sono attenuta molto a quello che mi ha raccontato Igor, al di là di quello che poi c'è nella graphic novel, il tipo di femminilità che lui voleva, che era quasi un archetipo, del femminile, di un certo tipo di, sia di letteratura che di cinema. Ed era, diciamo che una pupa del gangster, che però non lei stessa, spregiudicata, ma anzi una donnina che attorniata da uomini anche insomma piuttosto cattivi, diciamo, che po possono essere anche il fratello di cui si parla, il padre, cioè una donna che è cresciuta in un ambiente malavitoso, che però ha scelto di invece avere una vita normale, onesta, di essere una persona, diciamo, per bene. Ed è l'amore per quest'uomo di cui è innamorata da tantissimi anni, con cui si capisce che hanno avuto una grande storia d'amore che però è incompiuta perché l'uomo, cioè Tony Servillo, era sposato e quindi non si sono più visti per tantissimi anni. Lei lo aspetta. Appunto, quel femminile lì, quella la donna che aspetta per tanti anni di rivedere il suo amato, e poi, come dire, armata di questo amore, e quindi per salvare o per aiutare l'uomo che ama, diventa anche a sua volta, in qualche modo un po' una pistolera anche lei, per difendersi e per difenderlo. Stupendosi Quindi, forse anche del fatto di poterlo fare, di poter di sparare. poterlo proprio fare da attrice, di poter, beh, sì, quei film che ti capitano di rado, soprattutto per una donna e soprattutto in Italia. Quindi avere l'opportunità di giocare con quel genere. Poi Igor ha veramente un'immaginazione e un universo molto particolare, molto, era il suo primo film, quindi aveva. Sì, la giovinezza di un regista al primo film, però con delle certezze, come dire, delle sicurezze, aveva molto sicurezza rispetto a quello che voleva da ognuno di noi e come voleva il film. E quindi io mi sono molto adagiata sul suo modo di vedere il personaggio e mi sono fatta portare. Quest'anno doppia candidatura al Davide Donatello come protagonista e come non protagonista. Quindi un premio così importante che insomma, sicuramente è sintomo di un anno particolare, appunto, sia in un ruolo di primo piano che in un ruolo da non protagonista che comunque sicuramente ha segnato il film. Cosa ne pensa? Quali sono le sensazioni di questa doppia candidatura? Beh, la prima sensazione, adesso lo dico senza nessuna falsa modestia, è di non meritarlo. Quando ho saputo di essere candidata per due film, ho pensato subito che, insomma, non lo merito. E non lo dico in senso, appunto, di. Non è un vezzo. Allo stesso tempo, ecco, di nuovo due sensazioni contraddittorie. Sono stata contenta perché comunque è una cosa bella, vuol dire che c'è una benevolenza, che ho fatto qualcosa che è piaciuto, quindi sono chiaramente molto contenta. Sono molto contenta, era la prima volta, non mi era mai capitato di essere. Mi ricordo che la volta che Valerio Mastandrea, mio caro amico e anche grande attore, è stato nominato due volte. Per due, che tra l'altro le ha vinte tutte e due, Sì. sia protagonista che non protagonista, ha
avevo detto proprio, l'avevo sfottuto per mesi, ma che esagerazione, veramente, ma una vergogna. E quindi, però siccome credo che appunto, siccome non vinco quasi mai, non vincerò nemmeno questa volta, per adesso non me ne vergogno, per adesso sono abbastanza così contenta della promessa del premio. Beh, chi può dirlo? Lo vedremo, lo scopriremo presto. Vedremo. Allora, parliamo di questo momento, perché ovviamente il David di Donatello cade in una situazione molto difficile per tutti e quindi anche per voi artisti. Questo periodo appunto di emergenza e anche di isolamento vi ha fatto nascere qualche riflessione particolare proprio sul suo ruolo di attrice o forse sulla funzione che anche il cinema sta avendo in questo momento? Ma guardi, se le dovessi raccontare tutte le riflessioni, le elucubrazioni, le epifanie che uno ha durante questo periodo di sospensione che io ho avuto, dovremmo stare qui per ore e non interessa a nessuno, veramente. Sono talmente tante le cose a cui pensi. Non ho nulla di definitivo da dire perché non ho ancora capito, non ho ancora ben capito che cosa ne sarà. Un piccolo rimpianto rispetto a questa edizione del David, che ancora non so bene come sarà, però immagino digitale, ecco, e non poter andare al Quirinale a fare l'incontro con il Presidente della Repubblica e a fare, insomma, cioè, questo rituale che a me piace tanto, a cui sono tanto affezionata, diciamo che è la mia parte preferita. La mattina quando si va al Quirinale siamo tutti insieme lì e vengono pronunciati i nostri nomi e il presidente parla di noi. Non lo so, sono molto affezionata a quella cosa, di questo mi rammarico, però ce ne saranno altri, spero.